Oggi noi vediamo un modello economico che ha travolto completamente le democrazie e che impone le sue regole, perché purtroppo si è dimenticato che il potere economico doveva essere sempre controllato e coordinato al fine che sostanzialmente prevalesse sempre la volontà popolare. Noi non abbiamo un programma rivoluzionario, perché fa sorridere parlare di un programma rivoluzionario, perché noi semplicemente ricordiamo che il programma rivoluzionario è nella Costituzione del 48, quindi è qualcosa fatto già 70 anni fa, per cui è il passato che deve tornare in auge, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale il nostro paese si è dotato di una Costituzione estremamente moderna che riconosceva la democrazia con la D maiuscola e che oggi è stata via via calpestata fino ad arrivare ora con questo governo di usurpatori del potere politico a licenziare la più vasta riforma costituzionale dalla nascita della nostra Repubblica. Purtroppo il quadro è drammatico in questi giorni, tu hai ricordato il titolo del mio libro, cioè il tramonto della democrazia, perché di questo si tratta. Noi stiamo cedendo sovranità e quando si cede sovranità si cede prima di tutto la democrazia, si cede la possibilità di autodeterminarsi sul proprio territorio, si distrugge lo Stato. Tant'è vero che Antonio nella lettura del nostro manifesto in Senato ha ricordato anche che questi comportamenti sono perseguibili penalmente e questa è un'altra cosa che nessuno dal punto di vista politico fino ad oggi aveva avuto il coraggio di dire. L'abbiamo detto alle conferenze, eccetera, ora lo mettiamo in atto. Non si tratta a questo punto quindi di visioni e di opinioni diverse, si tratta di capire chi è a favore dello Stato, della Repubblica e della democrazia e chi la sta tradendo, perché si pone al servizio dei mercati internazionali, quindi della finanza, eccetera, eccetera. Alternativa per l'Italia quindi deve essere in questo senso un movimento che semplicemente richiama l'attenzione su quello che è la democrazia con la D maiuscola, non si pone né a sinistra né a destra, perché sono distinzioni prive di senso in questo momento, perché oggi esiste soltanto democrazia con grande finanza internazionale e basta. Ripristinata la democrazia, poi ci sarà modo nuovamente per dividersi per quelle che saranno gli sviluppi della società futura, nell'ambito però di regole, di paletti che sono quelli appunto fissati nella Costituzione del 48, in cui la sovranità appartiene ovviamente al popolo, in cui, ricordiamolo sempre, l'iniziativa privata è libera, ma purché non si svolga in contrasto con l'interesse pubblico. Questi sono concetti che oggi ci siamo completamente dimenticati. Si è retrocesso lo Stato al ruolo di qualsiasi altro tipo di soggetto giuridico privato dell'ordinamento e questo ovviamente ha scatenato poi di fatto la crisi che, come sappiamo, è di natura volontaria, perché si sono create con l'Unione Europea una serie di regole, l'euro poi ovviamente è l'aspetto principale di questo disegno, comunque una serie di regole che di fatto hanno innescato una situazione di difficoltà economica finalizzata a obbligarci a cedere sovranità. Infatti una delle frasi che a me piace sempre ricordare, perché è di natura confessoria, è quella di Mario Monti, in cui lui ci ricorda in sostanza che le crisi, le gravi crisi, sono lo strumento per obbligarci a cedere sovranità, perché a quel punto il costo psicologico di non fare le riforme supera quello di farle, che c'è in atto una crisi visibile e conclamata. La crisi dipende dall'euro. Non ci sono altre cause, è inutile stare a friggiarci intorno, non ci sono italiani, non ci sono deficienze nostre o altro particolari che hanno un rilievo nella situazione economica, è soltanto l'euro, punto. Il resto è migliorabile, perfettibile come tutto quanto, ma la causa della crisi è l'euro. Appurato questo aspetto, condiviso a questo punto con lo stesso Di Maio che questo è un problema, tant'è vero che lui stesso dice di essere contrario all'euro, la mia obiezione è: ma allora nel programma voi metterete l'uscita dall'euro? Cioè, nel momento in cui il 5 Stelle, cosa a questo punto possibile, probabile, andrà al governo, uscirà dall'euro? La risposta è stata no. Faremo un referendum. Però il referendum è un suicidio politico, perché il referendum lo facciamo con un attacco speculativo mai visto, ovviamente. Lo facciamo a banche chiuse, chiaramente. Lo facciamo con i mezzi di informazione in mano alla finanza, quindi che faranno informazione di un certo tipo a favore dell'euro. Rischiamo di perdere il referendum e di legittimare l'euro stesso. Il vero problema dell'euro è il fatto che obbliga lo Stato a fare avanzo primario, questo è il punto. Cioè, spreco e corruzione danno fastidio ma non c'entrano assolutamente niente. L'avanzo primario invece uccide un'economia. E che cos'è l'avanzo primario? L'avanzo primario è semplicemente uno Stato che ogni anno tassa più di quanto spende. Cioè toglie moneta dall'economia reale, perché tassando più di quello che spende la differenza la prende dalle nostre tasche e ci riduce ovviamente via via sempre più poveri. L'economia man mano che perde moneta nell'economia reale si inceppa,
come un corpo umano con troppo poco sangue e il sistema va a rotoli. E questi concetti sono nella nostra carta riportati anche nei verbali della Costituente del 1947, in cui tutti i padri fondatori erano assolutamente chiari nell'aver compreso che addirittura la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'avvento del nazismo e fascismo, erano state la conseguenza delle politiche neoliberiste che oggi attuiamo, che avevano provocato i nazionalismi e da lì c'era stata la guerra. Infatti loro sapevano che l'unico modo per avere un sistema prospero e avere la pace in futuro era avere un'economia che fosse sotto il controllo e il coordinamento delle democrazie, che non significa mica comunismo, significa semplicemente che si vogliono vietare quelle grandi concentrazioni di capitale che a un certo punto, per quanto possono essere economicamente vantaggiose, finiscono per ovvie ragioni con lo schiacciare la democrazia, perché diventano un potere troppo forte. E invece l'economia deve avere al centro sempre comunque l'interesse pubblico. A un certo punto abbiamo deciso praticamente in una sera di scendere in campo e fare un partito, nel vero senso della parola, un partito che però non si rifà agli attuali schemi previsti dalla politica, perché non ci identifichiamo in nessun tipo di area, in quanto ormai consideriamo superati vecchi schemi. Cioè noi pensiamo semplicemente che esiste soltanto chi fa d'ora in poi gli interessi di questo paese e chi invece non li fa, e quindi siamo disponibili a parlare con tutti che si riconoscono nei nostri principi. Il mio appello è nei confronti di tutti quanti coloro i quali si riconoscono in ciò che noi vogliamo per il nostro paese. Noi lo facciamo solo per poter conservare questo paese e per poterlo lasciare ai nostri figli. Non puntiamo a poltrone, assolutamente, non ci importa assolutamente nulla se non il bene di questo paese. Guardate che la nostra Costituzione, all'interno della nostra Costituzione, è previsto un modello economico ben preciso, quel modello che ci ha dato di fatto, dopo la guerra, il secondo risorgimento, nel vero senso della parola, dell'Italia, che era veramente in ginocchio dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, quel modello economico prevede il perseguimento della piena occupazione e non prevede invece la stabilità dei prezzi, ovvero il perseguimento del pareggio di bilancio, che invece uccidono il lavoro, e lo stiamo vedendo. Prevede determinate tutele nel campo del sociale, del welfare, prevede la tutela del risparmio, prevede tanta garanzia anche verso l'uguaglianza di tutti quanti. Questo modello che noi invece ora abbiamo abbracciato non lo prevede assolutamente, prevede soltanto che determinate lobby, determinate multinazionali, determinati poteri abbiano il sopravvento sui tanti, cioè su noi cittadini. Noi vogliamo rimettere il cittadino al centro dell'attenzione. Riteniamo, ma in maniera viscerale, che la sovranità appartiene al popolo e nessuno, ripeto, nessuno ha il diritto e il potere di poterglielo togliere. Abbiamo visto che i parlamenti nazionali, in particolare quello italiano, sono soltanto dei passacarte, no? Non decidono più nulla, debbono adattarsi a ciò che gli viene imposto da Bruxelles. Pena letterine, pena gli spread che impazziscono, rimbrotti da parte di altri paesi, e non so neanche per chi lo possano fare. Nessuno dice nulla. Noi siamo veramente per il ripristino della piena sovranità di questo paese, ce lo meritiamo, siamo un grandissimo paese, l'abbiamo dimostrato nei secoli. Cosa ci manca per poterlo tirar fuori? Ci siamo affidati, diciamocelo tranquillamente, a delle persone che hanno svenduto questo paese. Io non ho difficoltà a dirmi che mi professo essere un patriota, ma un sano patriota, come tutti dovrebbero essere, esattamente come lo sono i francesi, i tedeschi, gli spagnoli e tutti quanti, perché, come ho detto anche al Senato, scusatemi, la sommatoria delle varie differenze di tutti i popoli è un valore aggiunto. Ci stiamo uniformando verso un modello che non tiene conto delle nostre specificità, ma tiene conto solo di interessi al di sopra di noi. Il tutto poi gestito da della gente che sta a Bruxelles, non eletta, che si dicono bravi fra di loro, sono autoreferenziali e prendono decisioni sopra la nostra testa. Questo non mi sta bene. Faccio un appello a tutti i sovranisti e dico: guardate, non siamo più divisi, facciamo il cammino insieme, cerchiamo di coniugare tutte le nostre istanze per poter arrivare a un risultato comune. Siamo disponibili a modificare e a migliorare, perché naturalmente è perfettibile, il nostro programma. Cerchiamo di mettere sotto la stessa stesso cappello, dentro la stessa casa, tutte le istanze dei sovranisti
che ancora amano questo paese e vogliono risolverli in casa i problemi e non affidare agli altri con delle ricette che poi alla fine non fanno i nostri interessi. Io sono il primo a mettermi da parte se riesco a intravedere un progetto che fa sotto lo stesso tetto unire tutti quanti i sovranisti. È un appello accuratissimo che faccio, proprio perché ci tengo a questo paese e soprattutto ci tengo nel lasciarlo ai miei figli, che non sia più ormai perché il destino è questo, sia una colonia del nord Europa. Ci tengo veramente, questo è il mio fine. Dal punto di vista penale la corruzione non ha nessuna rilevanza macroeconomica che sia più accentuata di ogni altro tipo di reato. Cioè, corruzione è un reato come può essere la truffa, come può essere la rapina, come può essere il furto. Però guarda caso di rapine e furti non si parla mai, non si mettono in correlazione con la crisi economica. Anzi, se vogliamo vedere per certi aspetti, certi reati di violenza a volte anche contro le persone, di allarme sociale, hanno un impatto macroeconomico più violento che non la corruzione. La corruzione è un contratto illecito in cui poi dei soldi girano da A a B illecitamente, ma poi rimangono all'interno dell'economia. Diverso da questa corruzione, che è quella prevista dal codice penale, è quella che si connette e si collega ai delitti contro la personalità dello Stato, cioè laddove un politico si fa corrompere o comunque tradisce gli interessi nazionali in favore di interessi stranieri. Questa invece è un danno macroeconomico enorme, perché questa è collegata alle cessioni di sovranità e a tutto il resto. La corruzione come reato va combattuta, ma ovviamente non ha un peso sull'economia tale da essere la causa della crisi. La causa della crisi è l'euro, appunto. In un'assemblea, venerdì scorso, appunto, ho ricordato questo a degli esponenti del Movimento 5 Stelle che era l'unico. E cosa hanno detto? Ho detto, guardatevi lo scopo, facciamo uno di scopo, perché quello deve essere l'importante. Cioè, la difesa della nostra Costituzione. Ti hanno coltellato? No, hanno fatto altro che riconoscere questa cosa qui, perché sì, appunto è una bella cosa, le contraddizioni, come diceva Mori, sì. Sono viste palesemente con gli europarlamentari Zanni e Valli, sì, cioè, sì. Anche lì la base deve chiedere un congresso, vuole invitare anche Marco Mori, vuole invitare Rinaldi, cioè glielo spiegano, penso che non abbiano questa difficoltà, l'hanno fatto in tutta Italia, magari glielo spiegano in un congresso con la base aperta, quali sono... Mai. Marco Mori sa che gli ho scritto a tutti i parlamentari, ho senatori, capito. Un accorato appello con tutto... ma sai, oramai, quando uno e è lì... devono decidere loro, io faccio appello alla base che veramente capisca... cioè, che si distacchi dalle segreterie del partito, degli ordini, ma parlo di tutti i partiti, si stacchino dalle loro segreterie e guardino il bene comune, che è la difesa della Costituzione. Tu metti in programma l'uscita dall'euro e quindi fai la campagna elettorale informando sul perché l'unica salvezza è uscire dall'euro, ecco. Allora ti votano e ti legittimano a uscire dall'euro, sì. Così si fa. Poi a quel punto, se tu a livello strategico hai dei dubbi che nel momento in cui il risultato è ufficiale, tu hai vinto le elezioni, ci sia un attacco speculativo, hai 1200 strade da percorrere per tenere un attimo buoni i mercati prima dell'uscita unilaterale, ma qui devi essere pronto, cioè tu devi vincere le elezioni e sapere già che piano industriale fare e cosa fare per l'uscita dall'euro, quindi devi essere assolutamente preparato, non improvvisato. Di Maio nel colloquio dell'altro giorno mi ha detto che il piano eventualmente lo studio e ne dibatteranno durante il referendum, ma che siamo i dilettanti allo sbaraglio? Io gli ho detto quella posizione è suicida, gliel'ho ribadito, gli ho regalato il libro, spero che ci ragioni. La porta è aperta, ma noi non possiamo permetterci ulteriori idioti funzionali alla dittatura finanziaria. E non mi interessa che sia mala fede o buona fede. Di Maio è un ragazzo molto giovane che certe cose può non saperle, ma allora devi farti supportare da professionisti che sanno ciò che dicono e ciò che fanno.